è stato presentato da Somfy, motori e automatismi per la vostra casa. Questa è Euronews, il telegiornale. Il summit europeo si apre all'insegna del pessimismo, anche l'ultimo tentativo di compromesso della presidenza lussemburghese sembra destinato al fallimento. Colpo di scena in Germania, il presidente della Repubblica Köhler non firma la ratifica della Costituzione europea, pende un ricorso alla Suprema Corte tedesca. La prigione di Guantanamo chiuderà, assicura il ministro della giustizia americano, mentre il Senato statunitense si interroga sulla sua legittimità. E nello sport la Coppa Italia val bene un Mihajlovic, l'Inter conquista il titolo stendendo la Roma 1-0. Un summit europeo che rischia seriamente il fallimento, quello che inizia oggi a Bruxelles. L'ultimo tentativo di compromesso presentato dalla presidenza lussemburghese non è riuscito a scalfire il clima di pessimismo. Il piano rinvia al 2013 la modifica dello sconto britannico al budget comunitario. Nella stessa data sarebbe avviata la riforma della politica agricola comunitaria. Il presidente di turno dell'Unione, Jean-Claude Juncker, ha cercato così di conciliare le posizioni più estreme, quelle di Regno Unito e Francia, ma inutilmente. Lascerò con un piacere di cui non immaginate l'intensità, ha ironizzato, che il premier britannico venga qui a prendere decisioni sulle prospettive finanziarie. Sulle prospettive finanziarie. Merci. Toccherà infatti alla Gran Bretagna presiedere l'Unione dal 1 luglio. Alla Camera dei Comuni, ieri, il ministro britannico degli esteri, Jack Straw, non ha lasciato margine ad alcun dubbio circa la volontà di difendere lo sconto. Finché non sarà adottata una profonda riforma del sistema di spesa comunitario, ha detto, il ristorno rimane pienamente giustificato e se sarà necessario lo proteggeremo con il veto. Il presidente della Commissione, José Barroso, fa i salti mortali per evitare la crisi. Siamo pronti, ha detto, a compiere uno sforzo per raggiungere un compromesso. Penso che il Regno Unito dovrebbe fare uno sforzo, naturalmente anche la Francia, la Germania, l'Olanda e molti altri. Anche sul tema della Costituzione Barroso aveva già cercato di placare gli animi, suggerendo una pausa di riflessione. L'Unione Europea rischia ora una vera paralisi. Un altro duro colpo alla Costituzione Europea potrebbe venire dalla Germania, uno dei primi stati che l'ha ratificata. Un caso che potrebbe mettere in imbarazzo il cancelliere Gerhard Schröder, che stamani interverrà al summit di Bruxelles. Il presidente della Repubblica tedesca, Horst Köhler, ha annunciato che non promulgherà la ratifica della Costituzione europea decisa dal Parlamento. Köhler attenderà il pronunciamento della Corte Costituzionale sul ricorso presentato da un deputato dell'opposizione cristiano-sociale. L'alta Corte potrebbe impiegare mesi per risolvere il conflitto giuridico e fino ad allora il presidente della Repubblica non controfirmerà la legge di ratifica che il Bundestag ha adottato in aprile. A sollevare il conflitto di costituzionalità è stato Peter Goweiler, membro dell'Unione Cristiano Sociale, partito conservatore che si batte contro la Costituzione europea. Un primo ricorso presentato da Goweiler era stato già respinto dall'Alta Corte. Anche il Trattato di Maastricht del 92 fu promulgato in ritardo dalla Germania per un analogo ricorso. In tutto particolare quello che ha accompagnato la chiusura di Samaritain ieri sera a Parigi. Lo storico grande magazzino oggi non riaprirà ufficialmente per lavori, ma i dipendenti temono che abbia chiuso le sue necessità di urgenti lavori di messa a norma che potrebbero durare 18 mesi o forse più. La prigione di Guantanamo chiuderà un giorno, ma la decisione sul quando spetta al comandante in capo, il presidente George Bush. Così ha dichiarato Alberto Gonzales, Attorney General, cioè ministro della giustizia degli Stati Uniti. La legittimità del campo di prigionia allestito sulla base navale nell'isola di Cuba è al centro di una serie di audizioni della Commissione Giustizia del Senato americano, avviate sull'onda delle polemiche sullo status dei prigionieri. Siamo franchi, dice il senatore democratico Patrick Leahy. Queste persone sono rinchiuse da 3 anni e non vedono la fine della loro detenzione. Guantanamo sta provocando un danno incommensurabile alla nostra reputazione come difensori della democrazia e faro dei diritti umani nel mondo. Il campo di Guantanamo Bay è stato aperto nel gennaio 2002 e ospita oggi 520 prigionieri catturati soprattutto in Afghanistan, che Washington considera nemici combattenti.
Da 3 anni a questa parte 167 prigionieri sono stati liberati, 67 consegnati alle autorità del loro paese, 4 sono stati rinviati a giudizio per crimini di guerra. A mezzanotte si è chiusa la campagna elettorale in Iran. Nel paese dove metà della popolazione ha meno di 25 anni e il diritto di voto si acquisisce al 15° compleanno, l'esito delle presidenziali dipende in larghissima misura dai giovani. Ma tra questi molti sembrano rassegnati allo status quo e si dicono intenzionati a non recarsi alle urne. Eppure, mai come in questa consultazione... La notizia di oggi è tratta da Libero, guardate, stiamo parlando di delfini. E c'è qualcosa di molto importante. Allora, i delfini sono capaci, vengono fuori tutti i giornali, ma l'abbiamo citato Libero perché c'è qualcosa in più. Sono capaci di avere un apprendimento di fatto simbolico, perché adoperano delle spugne mettendosele in bocca per non ferirsi sugli scogli. E possono mangiare alcuni pesciolini pur tenendo la spugna in bocca, quindi non si feriscono il muso e allo stesso tempo possono mangiare. Ma questo comportamento, e questa è la cosa più importante, lo donano anche ai figli, fanno da apprendimento anche ai figli, fanno da maestri ai figli, ai piccoli delfini, che apprendono dai genitori come adoperare queste spugne. Adesso voglio dire, questo significa ragionamento simbolico, ragionamento per traslato, non solo, dedizione verso gli altri, verso i figli. Io vorrei sapere, ma questa grande superiorità dell'essere umano, ma mi spiegate dove sta? Forse nel distruggere come noi non c'è nessuno, questo è vero. 610. Greg Lillo, Radio 2, 610. Buongiorno a tutti. Sì, salve a tutti. Apriamo immediatamente con la lettera che ci scrive Nicola Di Bari domandandoci chi è Lillo e chi è Greg. Ma è una classica domanda, per scrivere una cosa, no? Pochi Renato, questa cosa. Allora, Nicola, guarda, io sono appassionato agli anni 50, sono Greg e ho le basette. Lillo invece è basso. Scusa, tu hai le basette e io no. Ma non essere venuto a offendere, sei pericoloso. Ma perché bisogna dire che sono basso? Non sarò anche basso, ma... Dici le basette e io non ho le basette, ci distinguono così, è basso, devi dire basso.